il verde dei pini, dei mirti e dei cipressi, in un assieme pieno di suggestivo splendore e vivo di colori e di letizia, alla presenza del duce, di autorità, gerarchi e di una immensa folla che gremiva a ogni angolo della spaziosa piazza di Siena, si è svolto il grandioso saggio ginnico corale che ha superbamente coronato l'ottava adunata in Roma dei giovani destinati dal fascismo a testimoniare della potenza della patria nel mondo. Spettacolo di grazia e di armonia è stato quello delle 2000 giovanette che hanno mirabilmente compiuto i loro ritmici esercizi. Conclusione del saggio, i giovani, audacissimi centauri, hanno eseguito le più ardite acrobazie, terminando con una spettacolosa piramide da un trionfo di bandierine.